Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Ebbene sì, la serie della domenica sta continuando, ovvero dove provo le vostre texture pack. Ragazzi, per inviarmi la vostra texture pack basta che andate nel link in descrizione e nel mio server Discord la inviate nella sezione texture pack. E nulla, oggi siamo pronti per provare tre texture pack. Dal nome ragazzi mi ispirano molto, quindi andiamo in game, ma prima di andare in game iscrivetevi, attivate la campanellina perché mancano pochi iscritti ai 20.000, lasciate un bel like a questo video, ci vediamo direttamente in partita. E ci siamo ragazzi, primo game con la prima texture pack. Questa texture pack è la Ale Gamer Zone. Allora, da quello che vedo è una texture pack default, cioè la spada almeno è default, i lingotti anche, i blocchi anche, le gapple sono tipo un po' modificate, anche le fireball. Hanno preso la faccina la maggior parte degli item. E perché l'inventario è fatto di glowstone? E il letto ha una faccina con una gocciolina. Ma è una default, è tranquillamente una default, non cambia nulla. Vediamo l'animazione. Oh, l'animazione è figa. Figa questa animazione, mi piace, mi piace. Lasciamo subito il nostro vicino che dovrebbe essere appunto il giallo. Queste spade comunque in PvP sono un po' scomode, credo lo sapete tutti. Cioè poi nel senso in realtà non cambia nulla, però comunque giocare una spada un po' più piccolina è meglio, ti aiuta tantissimo. Facciamo così, il letto è andato. Così. E lui muore. Perfetto. Ci possiamo fare tranquillamente l'armor. Quindi armor, gapple e fireball. Ragazzi, perché voglio vedere queste fireball come sono fatte. Cioè praticamente, guardate qui, se le metto insieme hanno le faccine uguali, solo che la fireball ha la faccina quella lì con la gocciolina e la gapple no. Quindi gappoliamo, sound naturalmente normale. Ma non capisco, però la cosa che mi trigger di più e che non capisco è perché l'hotbar è fatto di glowstone. Perché? Cioè, che carini i diamanti con questa faccina ragazzi, troppo troppo carini. Lasciamo il giallo che abbiamo praticamente proprio qui. Comunque ragazzi, se questo serve vi piace, bombardatela di like, fatevi vedere tutto il vostro supporto e condividete il video con tutti i vostri amici. E fatevi mandare anche una bella texture pack anche ai vostri amici. Allora, il giallo è qui, io posso fare così. Ma che mi ha tirato una fireball? Ok, letto andato. Ma sto usando veramente lo stick. Ah, va bene, è morto. Per non perdere i nostri 4 diamanti, li usiamo per fare una bella sharpness. Ok, c'è il bianco che è appena respawnato in base perché è stato creato dal grigio. Fireball jump, facciamo così. Mi sa che devo gheppolare perché sennò sono cavoli. Invece il letto è andato. È andato anche lui. Facciamoci una bella protection, un bel Melee Miner. Gheppoliamo. Ci prendiamo un paio di fireball. No, una perché sono povero, non ho soldi. La cosa ragazzi che un po' mi triggera è che comunque, essendo che nell'hotbar c'è la glowstone, non riesco a vedere bene gli item. Infatti come potete vedere il legno, soprattutto gli utensili di legno come un'ascia e il piccone anche già una fireball, minchia, si mimetizzano lì dentro, non vedi nulla. Il grigio è final kill, quindi se io tiro una fireball abbiamo vinto. Vediamo. Abbiamo vinto. Troppo se... Dove la tiri quella... Stai calmo. Devo dire, prima texture pack. Ok, naturalmente default per il PvP non è tantissimo comoda. Ora andremo a valutare le altre due e a fine video vi dirò la migliore. E ci siamo. Questa qui ragazzi è la pack fatta dal mio pack maker. Mi ha supplicato di provarla in un video ed eccoci qui. Blue Dragon Pack. Il font della Marques Pack V6... che figo! La spada anche molto molto carina. Guardate anche il cielo. Figo. Facciamo così, lui letteralmente muore. Letto andato. Vieni qua, signor blu, vieni qua. Ah, a posto, anche lui eliminato. No, davvero, anche il custom sky è davvero figo. Guardate il drago lì. Davvero un botto bello, mi piace. Anche i blocchi mi piacciono, dire, mi piace davvero tanto la pack. No, andiamo a vedere, smeraldi sono default. Possiamo lasciare il verde? Sì dai, lasciamo il verde che sta anche venendo lui, perfetto. Arrivo io a darti una mano, bro. Ok, mamma mia, mi sono calciato proprio all'ultimo. Signor verde, ora dov'è? Ce l'ho di nuovo dietro, non ci credo. Sì, ce l'ho di nuovo dietro. Allora, io non ho nulla per rompergli il letto. Devo killarlo per forza così. Mamma mia, che knockback. Letto è andato. Oh, che fighe le gapple blu, ragazzi. Gappoliamo. Che vuole fare? Non mi shiftare. È bannabile. Vai via. È bannabile. Muori. Perfetto. Anche 4 smeraldi ci ha dato. Ah, vero. I smeraldi che avevo prima me li ha ridati. GG. Cambia la spada in diamante. Guardate un attimo. Se li troppo a terra. Guardate la stone. Da legno, stone e ferro sono così. In diamante, guardate com'è. Figa sta roba. Ci sta, ci sta, ci sta, ci sta. Oh! Signor Aqua, ma lei che mi attacca in questo modo? Lei sa che è bannabile attaccare Marques così. Ok, abbiamo l'acqua qui. Direi un attimo di gheppolare. Non abbiamo nemmeno l'arma in ferro. Sì, sì, l'arma in ferro l'abbiamo. Mamma mia, che hit attraverso i blocchi. Mamma mia, non ho basta ragazzi. Marques è diventato americano, è ufficiale.
Letto andato? Ah, però siete proprio disconnesso, proprio così me lo dici? Va benissimo. Comunque davvero questa pack mi sta piacendo, è una bella pack, perché è bella clean, molto leggera, mi piace, mi piace, mi piace. Ok, sto lasciando l'ultimo team che è appunto il signor grigio, che è in base, sì, è in base. Rompiamo la lana, lana ancora. Letto andato, vieni qua. Sì, ancora più no, perché dai. Ish. E anche questo game è andato. Devo dire, questa pack per ora mi sta piacendo tanto. Davvero, bella bella pack, soprattutto il custom sky, sto modo, mi piace davvero tanto. Ora passiamo all'ultima pack. Ci siamo ragazzi, allora, questa pack già dal nome mi sembra abbastanza particolare. Si chiama Carrot, è una 16PR. Ma questa spada è a forma di carota e i blocchi praticamente sono gialli, ma perché io sono giallo oppure perché proprio sono gialli? Ah no, ognuno ha il suo overlay. Ma che figa! Ok, allora, lasciamo un attimo i diamanti. Guardate anche le mie cosciotte che sono praticamente a forma di carota. E nel crafting c'è la carota. Ma che cazzo? Beh, diamanti arancioni ci mancherebbe. Che okay, rompiamo il letto al signor Acqua, che è stato anche... No, non è stato eliminato, scherzavo, perché si è salvato. Lo elimineremo noi, senza problemi. Giusto? Esattamente, ma le particelle sono delle carote. Ma... ci facciamo una bella armor? Sì, dai, facciamoci una bella armor, facciamo così. Le gapple sono delle carote. Che figata. Ok, abbiamo delle fireball naturalmente arancioni, assolutamente. Però è fatta bene, ragazzi, è davvero un botto fatta bene sta pack. No, sto per chiedere... sono caduto in realtà, ho due cuori. Potrei tranquillamente fare tipo così, rompere il letto al bianco e prendermi una gapple. Ah no, scherzavo, una carota. Guardate la shear, è tutta arancione, oh mio dio. Ok, il bianco mi sa che è proprio final kill. Perfetto, io che mi buggo in un blocco, va bene così. Allora, lui ha messo clay, quello lì è clay, vero? Sì, però io l'ho rotta con una fireball, quindi blocco qui davanti. Lui vola nel vuoto. Lui vola nel... giusto? Vabbè, non vola nel vuoto, ma... smetti di laggare, però mi fa davvero un favore. Letto andato. Ok. La smetti di laggare, ok. Ed è morto anche lui. Ci facciamo una bella spada in iron. Altre carote, perché ci servono carote d'oro. Guardate la spada che praticamente è carota, ma è una carota bianca. Carotiamo, perché non si può gippolare. Quindi carotiamo. A few moments later. Ma che cazzo. Ma che ci fa il verde fermo lì in base mia? Cioè, io ero morto, rispawno in base e trovo il verde qui. No, ragazzi, io claccerò questo game per le carote. Qui c'è un grigio, raga. A few moments later. Devo dire, tralasciando che abbiamo perso davvero in un modo ambiguo, questo text pack mi è piaciuto davvero davvero tanto. Perché è un text pack tra virgolette meme, cioè non proprio meme, perché comunque però ci sono delle carote, ragazzi, è tutto fatto a forma di carote e anche color carota è bellissima. E ora vi dirò la texture pack migliore. Per me, ragazzi, la texture pack migliore se la giocano tra la texture pack della carota e la Blue Dragon. La prima, sì, naturalmente erano default, quindi non posso valutare più di tanto, era tutto default, a parte la faccina che c'era appunto negli item o nel diamante o nella gapple. E naturalmente spero che questo video vi sia piaciuto. Per me vincono entrambe, davvero. Però essendo che in ogni episodio vince solo una pack, scelgo la Blue Pack, perché appunto, ragazzi, è meglio per il PvP. Per me è meglio la Blue Pack per il PvP, ma anche la carota mi piace troppo. Io naturalmente, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un bel like, iscrivetevi e attivate anche la campanellina. Grazie mille per aver visto il video e vi saluto. Bella.